situazione. Sono contento di incontrare i vostri preti, di ringraziarli per quello che fanno, di vedere i vostri animatori così bravi, così vicini a voi, così capaci di tenere insieme il gruppo. Sono contento di vedere alcuni adulti volontari che tengono a funzionare la macchina, i servizi e tutto. E quindi ecco, sono qui non tanto per fare delle prediche, ma per condividere un po' di preghiera, ascoltare magari qualche domanda, qualche cosa che vi interessa e cercare con voi qualche risposta. Però non è che tanto che voglio fare lunghi discorsi, mi piacerebbe però che tutti ascoltassimo invece l'unico maestro che può insegnarci, l'unico Signore che può liberarci dalle nostre paure. La parola in lingua greca antica e vuol dire gioisci, rallegrati, fai festa, esulta, ecco, è un annuncio di gioia, ma oltre che voler dire così, è anche la prima parola che l'angelo dice a Maria quando porta l'annuncio della vocazione di Maria a diventare la madre di Gesù. Quindi è un annuncio di gioia ed è una sorta di inizio della vocazione, caire, tanto che Maria rimane stupefatta, molto turbata, come dire, ma cosa c'è da esultare, da rallegrarsi? E l'angelo poi risponde alle sue domande.